In questa puntata della Voce del Paziente presentate le Smikers, un progetto Sanofi e AISMA. Osservatorio Fratture da Fragilità, un update. 15 settembre, giornata mondiale di consapevolezza sul linfoma. 20 settembre, giornata mondiale di sensibilizzazione sui tumori ginecologici. The Smikers, le scarpe di chi non si ferma, è una campagna di Sanofi realizzata in collaborazione con AISMA, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che ha un ambizioso obiettivo: far parlare di SM alla Fashion Week di Milano. Tutto grazie ad un paio di scarpe sportive limited edition che raccontano le storie di tre persone che convivono con questa patologia: Cristina, Federico e Rachele. Per me il movimento rappresenta un motivo per andare avanti. Una persona deve provare a non fermarsi, a muoversi, a fare, a dare, a mettersi in gioco. Una cosa che mi piacerebbe comunicare a chiunque è proprio quella di non arrendersi mai. Non c'è nulla di programmato, un limite, ma possiamo sempre reinventarci. L'idea di poter mettere in sintesi certe storie su delle scarpe, portarle in giro, farle leggere, ascoltarle, raccontarle, ripeterle, tramandarle, questo è bello. Il progetto Smikers è un progetto nuovo, innovativo, simpatico e direi accattivante, perché innanzitutto il gioco di parole Smikers e Sneakers, quindi questo dettaglio. Poi il fatto di avere delle scarpe speciali, scarpe particolari dove troviamo scritte delle frasi di persone con sclerosi multipla, e il fatto di utilizzare la scarpa, che è un elemento che spesso e volentieri contrasta con la sclerosi multipla, il cammino e il movimento, no? Però non è proprio così, perché oggi abbiamo un sacco di possibilità in più e le persone con sclerosi multipla ne possono fare ancora tanta di strada. Il progetto The Smikers per noi è un progetto innovativo, nel senso che abbiamo voluto unire nuove forme di comunicazione a un messaggio importantissimo. Quindi siamo per la prima volta alla Fashion Week di Milano per portare in giro delle scarpe che portano in giro un messaggio fondamentale, quello di speranza, di combattività, preso dalle parole di pazienti con sclerosi multipla. Siamo qui oggi per presentare il progetto The Smikers, un progetto che Sanofi Genzyme ha voluto intensamente insieme all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla per dare questo senso del movimento. Il movimento è determinante ed è un concetto, prima ancora che un'azione, un concetto che si lega alla capacità di andare oltre, anche quando si incontrano degli ostacoli, ad esempio l'ostacolo di una malattia importante come può essere la sclerosi multipla. Per Sanofi altrettanto il movimento è determinante, anche noi siamo in costante movimento in termini di ricerca e la nostra volontà è proprio quella di raggiungere la meta di nuovi farmaci attivi nella sclerosi multipla che vadano a presidiare aree della malattia oggi non completamente controllate. Grazie.
L'Osservatorio Fratture da Fragilità, OFF, ha promosso a Roma il seminario dal titolo Fratture da Fragilità, un update, scenario, dati, criticità e risposte. Ecco le nostre interviste. L'Osservatorio per le Fratture da Fragilità, il suo acronimo è OFF, vogliamo essere off dalle fratture, intanto ricordiamocelo questo, perché possiamo farlo, le fratture da fragilità le possiamo combattere oggi. L'Osservatorio nasce proprio un anno fa per rispondere alle esigenze, intanto di capire quali sono i numeri delle fratture da fragilità, cosa si può fare per fare prevenzione reale, perché è possibile non soltanto la prevenzione primaria, ma anche la prevenzione secondaria in chi è già fratturato, cioè possiamo usare farmaci che possono prevenire le fratture fino al 70%. La frattura di femore dell'anziano è l'evento nell'età avanzata più prevenibile. Allora cerchiamo di fare qualche cosa e per questo nasce l'Osservatorio, per aiutare anche le istituzioni a meglio focalizzare il problema, a capire come si può fare per risolverlo e a creare percorsi. Per esempio, i percorsi per la frattura da fragilità sono proprio quelli che noi chiamiamo FLS, che è un acronimo per una parola in inglese che sta per Fracture Liaison Service, delle vere e proprie unità di frattura, come abbiamo quelle per l'infarto, come abbiamo quelle per l'ictus, possono essere oggi creati con dei percorsi. Il paziente fratturato non va abbandonato, lo dobbiamo curare chirurgicamente se necessario, dobbiamo fissare la frattura, ma poi dobbiamo utilizzare assolutamente tutti i mezzi che abbiamo a disposizione per prevenire la seconda frattura. Il grande motto dell'International Osteoporosis Foundation, che proprio Capture the Fracture, cattura la frattura, vuole dire questo: catturiamo la prima frattura e non ne avremo più. E l'Osservatorio servirà a questo. Oggi parleremo a Roma di fratture nel paziente oncologico, che è un'area molto importante in cui si dovrà fare più prevenzione. Parleremo di telemedicina, perché la telemedicina è assolutamente importante, e cominceremo a dare i primi numeri che sono stati ricavati in questo anno proprio da un'osservazione in uno dei database regionali italiani. E da questo vogliamo partire per fare qualche cosa che possa servire a tutti, con un comitato scientifico di assoluta eccellenza e con l'aiuto e la collaborazione anche del mondo istituzionale. Le fratture da fragilità sono sicuramente una priorità per il Sistema Sanitario Nazionale. L'Istituto Superiore di Sanità, abbiamo studiato questo fenomeno, abbiamo valutato che negli 11 anni tra il 2007 e il 2011 ci sono stati in Italia circa 1 milione di fratture di femore, con differenze tra le donne e gli uomini evidentemente. Il trattamento delle fratture di femore oggi è disponibile in Italia e abbiamo le possibilità di trattare in maniera adeguata questa patologia. Ma i dati dell'AIFA, che saranno pubblicati a breve nell'ottobre di quest'anno, dimostrano che circa l'80% delle persone che hanno avuto una frattura non riceve un trattamento farmacologico. Non solo questo, ma anche il trattamento delle fratture ospedaliere è un parametro importante da valutare. Sappiamo che le fratture di femore vanno trattate chirurgicamente entro le 48 ore. Ebbene, in Italia, grazie soprattutto agli sforzi fatti dal Piano Nazionale Esiti, questo parametro sta migliorando. Oggi siamo circa oltre il 60% delle fratture trattate entro 48 ore. Però abbiamo una vasta eterogeneità tra le varie regioni italiane. Dobbiamo cercare di standardizzare il più possibile questo parametro e di fornire un'assistenza di qualità in tutte le regioni e in tutte le realtà italiane. Presidente, lei è stato Presidente della Commissione Sanità al Senato, lei adesso è in questi intergruppi parlamentari, è medico, quindi conosce i problemi, quindi quando vede dei dati o si parla di prevenzione, è tutto, lei sa già tutto. Allora, prevenzione in questo caso, come fragilità ossea, come si deve fare? Allora, prima cosa, la prevenzione è la storia della mia vita, sin da quando ero bimbo. E difatti io sono un vecchio medico, ma ho accumulato tanta esperienza, che è il nome che si dà ai propri errori. È per questo che è ottima la prevenzione, diciamo, con lo stile di vita, perché a carico dei cittadini è sostanzialmente non misurabile. La prevenzione che intendiamo noi invece è quella della predittività, della diagnosi precoce e della cura precoce nella maniera più opportuna. Su questo c'è molta disattenzione e disorganizzazione. Oggi andiamo incontro a un'occasione eccezionale di poter veramente riammodernare la medicina con delle risorse disponibili. Non possiamo fallire l'occasione.
il lungo lockdown, questo problema di questa pandemia ancora continua a pesare, perché ancora non è possibile effettuare interventi, analisi e quant'altro. Questo quanto pesa? Pesa moltissimo, mi perdoni. Tutti i giorni ci sentiamo parlare di morti verso i quali io ho il massimo della considerazione. Però per dire, ogni giorno muoiono 1800 persone in Italia. Quelli del Covid sono una parte e purtroppo una parte poco comprimibile. Gli altri con la prevenzione si possono guarire, quindi ci sono morti evitabili. E questo è il percorso in cui ci dobbiamo veramente impegnare. Oggi, tanto per concludere, la sua presenza qui sta a significare che comunque il Parlamento, le istituzioni hanno una grande attenzione per questi problemi. Sicuramente sì. Ho la grande soddisfazione che l'associazione che ho l'onore di presiedere, che è di iniziativa parlamentare aperta a tutti, ha praticamente nelle suoi aderenti i componenti di Commissione Sanità di Camera e di Senato, e molto spesso in quella sede riusciamo ad andare anche tutti d'accordo. In occasione del 15 settembre, giornata mondiale di consapevolezza sul linfoma, diamo visibilità a un progetto molto speciale, il progetto Osio, nell'ambito del centro Parola, prevenzione, assistenza, riabilitazione oncologica, lampada di Aladino, realizzato grazie al contributo del Community Award Program di Gilead, è stato ideato e realizzato dall'associazione La Lampada di Aladino Onlus per dare sostegno ai pazienti con linfoma al fine di renderli realmente partecipi del loro percorso di cura. Grazie a una maggiore informazione sulla malattia, sulle diagnosi, sulle terapie, sostenendo i pazienti attraverso servizi di consulenza psicologica, nutrizionale e legale. Quel giorno stavo aspettando a casa da solo gli esiti appunto dell'esame che ho fatto per capire che cosa fosse quel linfonodo ingrossato. Appena ho visto entrare i miei genitori dalla porta, ho capito subito che insomma c'era qualcosa che non andava. Quando mi hanno detto la diagnosi sono rimasto scioccato, perché era una cosa che pensavo, sai, accadesse agli altri, ma non pensi mai che possa accadere a te. Sì, me l'ha detto mia mamma mentre stava piangendo. Mi ha detto: Mirko, è un linfoma. E lì sono rimasto impietrito, incredulo. Quella lampada, ho avuto la fortuna di entrare in contatto con un ex paziente oncologico che mi ha fatto da guida in questo percorso, mi ha preso per mano e mi ha condotto, insomma, verso quella che poi è stata la mia guarigione. È una possibilità che non ho incontrato in nessun'altra realtà. Ho aperto la lampada di Aladino sostanzialmente perché eravamo un bel gruppo di una quasi trentina di giovani ragazzi, per lo più tutti con un linfoma, con un tumore del sangue, che ci ritrovavamo periodicamente all'istituto di tumori dove eravamo curati. E da lì ci scambiavamo tante informazioni, tante esperienze, tanti pezzi di vita. Queste persone man mano, ahimè, le ho perse. Oggi, a distanza di 25 anni, sono rimasto soltanto io. L'ultima è stata Daniela, che ricordo con grande piacere. Il penultimo è stato Massimiliano, che prima di andarsene mi ha dato un mandato molto chiaro. Mi ha detto: tu devi fare la casa dei malati di cancro. Ecco, non l'ho fatta io, l'abbiamo fatta insieme a un grande gruppo di persone, però è un po' questo, una casa dove le persone che vivono l'esperienza oncologica possano in qualche modo rivolgersi per quelli che sono i loro bisogni, anche semplicemente per essere ascoltati. Mirko è stato
la persona, parliamo del progetto Osio oggi, e quindi parliamo di questa modalità di stare vicino al paziente che vive un'esperienza oncoematologica. Mirko si è presentato a noi molto giovane, con una serie di insicurezze, di criticità e di incertezze e di fragilità che la malattia oncologica porta con sé. Io non ho fatto altro che mettermi al suo fianco, cercare di accompagnarlo. La struttura l'ha accompagnato per quello che riguarda gli aspetti psicologici, gli aspetti nutrizionali e la vita nella quotidianità. Io ero semplicemente il suo punto di riferimento, sempre e comunque, anche con il cellulare, e a volte capitava che la sera alle 9 avesse soltanto bisogno di essere rincuorato perché l'indomani aveva un esame o un'indagine, e il senso vero era quello di esserci. Oggi siamo poco abituati, perché sembra che tutto sia dovuto e scontato, ma l'esserci per un malato di linfoma, in questo caso specifico, è forse la cosa più importante. Parlare con qualcuno che ha già affrontato e capisce davvero perché appunto l'ha vissuta questa situazione è stato determinante nel darmi la forza per affrontare questa malattia. Beh, senza dubbio lui aveva una comprensione profonda della sensazione di affrontare un percorso del genere, ma anche degli effetti fisici che le terapie avevano. E quindi solamente un ex paziente oncologico può davvero condividere e comprendere a fondo ciò che vivi, nessun altro. Vi voglio parlare in questi pochi minuti del gap che si viene sempre più a creare tra l'innovazione terapeutica, che ha una sua velocità marcata, e la presa in carico della persona, che ha una sua velocità decisamente minore. Io credo che questa sia la vera frontiera, se vogliamo raggiungere quella fantomatica personalizzazione delle cure di cui tutti andiamo raccontando in meeting, convegni e congressi. La vera personalizzazione della cura passa attraverso la presa in carico delle persone, la presa in carico dei bisogni di queste, che queste persone esprimono, che possono essere non solo strettamente clinici, ma anche sociali, emotivi, psicologici, di quotidianità, di lavoro, insomma, di una sfera assolutamente personale. Per questo la lampada di Aladino ha generato questo progetto che si chiama Osio, di supporto al paziente con linfoma, che ha tre parole chiave: informazione, assistenza ed empowerment, e che si mette proprio a fianco della persona per cercare di andare a colmare questo vuoto. In questo senso voglio spendere una parola verso le associazioni di pazienti di cui anche la nostra fa parte, quelle associazioni composte per lo più da persone che hanno vissuto direttamente o indirettamente la malattia sulla propria pelle, che potrebbero dire molto in questo nuovo disegno di supporto sanitario, anche andando a determinare in qualche modo il valore, la misurazione del valore di un percorso terapeutico attraverso quella che è la loro, mi piace definire, la scienza laica, cioè quella scienza che passa attraverso il fatto di aver vissuto sulla propria pelle la malattia. Il progetto OSE è stato realizzato grazie al contributo di Gilead Science nel loro programma Community Award Program, destinato a sostegno dell'associazione dei pazienti, che quest'anno compie appunto 10 anni. Settembre la rete ACTO, Alleanza contro il tumore ovarico, si è unita a più di 60 associazioni pazienti in 25 paesi di tutto il mondo per celebrare la terza giornata mondiale dei tumori ginecologici, promossa da Engage, gruppo europeo di associazioni pazienti di tumori ginecologici, ed ESCO, la società europea di ginecologia oncologica, sotto il motto "L'informazione è potere, comunicare la soluzione". Questo perché i tumori ginecologici sono tra i meno conosciuti, e sebbene nel mondo siano più di 3 milioni e
5,5 milioni le donne colpite con più di 1 milione di diagnosi ogni anno, sono ancora troppo poche quelle che riconoscono i sintomi, che sfruttano le opportunità di prevenzione disponibili o che conoscono ospedali specializzati dove curarsi. Per questo è nata nel 2019 la Giornata Mondiale sui Tumori Ginecologici, il World Go Day. In Italia sono circa 18.000 le donne che ricevono ogni anno una diagnosi di tumore ginecologico e 230.000 convivono con la malattia. Act Onlus il 20 settembre ha patrocinato con l'International Gynecologic Cancer Society un convegno scientifico via web dal titolo Medicina personalizzata ai tumori ginecologici presente e futuro con i maggiori esperti italiani per un confronto sul tema terapie su misura per i tumori di utero, ovaio e cervice. Noi come Acto Nazionale abbiamo deciso di celebrarla dando il nostro patrocinio a questo evento dedicato alla medicina personalizzata, perché noi crediamo molto nelle terapie e nei percorsi di cure innovativi, perché nel caso del tumore ovarico hanno rivoluzionato la vita delle pazienti e noi speriamo che attraverso l'innovazione si possa migliorare la cura e quindi la vita anche di tutte le pazienti affette dagli altri tumori ginecologici, che oggi in Italia sono ben 250.000. Noi siamo abituati ad avere una relazione verticale generalmente, nel senso ginecologo-oncologo, patologo-oncologo-medico, nel momento in cui arriva una paziente sintomatica oppure con un sospetto. Abbiamo introdotto questo nuovo sistema che è invece la relazione circolare, perché la verticalizzazione orizzontale ci sembrava non adeguata e non idonea a quello che tutti i giorni facciamo tutti quanti noi. Del concetto di medicina personalizzata e precisione e anche come, grazie al cielo, per le neoplasie ginecologiche finalmente abbiamo un po' di medicina di precisione, speriamo personalizzata in futuro, per cui diciamo certamente questa medicina di precisione è importante, abbiamo gli strumenti per definire il tumore, capire la prognosi, capire quali sono i profili molecolari alterati, anche identificare la predisposizione al cancro di alcuni soggetti che purtroppo hanno delle mutazioni che predispongono a delle malattie. Possiamo ora determinare alcune malattie specifiche, in modo particolare i PARP inibitori, ma anche i checkpoint inibitori immunologici e naturalmente monitorare il trattamento. Io credo che siano ottenuti grandissimi risultati, sia in termini di conoscenze sia di applicazioni, però che fondamentalmente ci sia stato uno sbilanciamento dell'interesse per la malattia avanzata rispetto alla possibilità, questo in generale diciamo in oncologia, rispetto invece al diciamo l'inizio delle malattie oncologiche. Quando una malattia oncologica è all'inizio abbiamo probabilmente grandi possibilità di avere degli approcci curativi non soltanto con la chirurgia della riduzione, ma anche con i farmaci, perché il numero di target che sono in qualche modo alterati è limitato, esiste una malattia ancora più omogenea, ci sono tutta una serie di ragioni per poter essere molto più efficaci. Il problema è quello di riuscire però a diagnosticare prima queste malattie. Quindi credo che mentre è stato fatto un grandissimo quantità di studi e di diciamo un investimento sulla malattia avanzata, è stato fatto abbastanza poco sulla diagnosi precoce e le tecnologie che abbiamo oggi sicuramente ci consentono di migliorare moltissimo questo tipo di approcci.